Buongiorno, anzi buonasera, ben ritornati a A Coded World, Better Together. È un grandissimo piacere per me e per le mie colleghe che tra poco arriveranno di ritrovarvi e di presentarvi una persona estremamente importante che non vi voglio anticipare adesso. Vi dirò solo qualche piccola, come dire, aria di quello che è questa persona. Da quello che è stato un evento casuale, lo sfogliare una rivista aspettando il dentista, a diventare internazionale e diventare una sartoria chiamata Perle di Saggezza e la possibilità poi di insegnare e istruire altre donne, non solo donne italiane, ma donne a Mosca, donne a Tokyo e praticamente è all over the world. Ma non lo farò da sola. Grazie al cielo, perché sennò mi impapinerei, ma sono qui con la mia super CEO Bali Lawal e la mia fantastica Priscilla. Oh, you are. Hello. Jessica, you want to prove fammi diventare bianca, eh? È possibile? Non è possibile. Oh, girls, che bello vedervi anche in questo momento un po' particolare. È Che vero. bello, e soprattutto che bello parlare con una donna che è sempre si dice assata quando cade, no? She always get bounce back, no? She bounce down and she's back, she's back, she bounce back. So, festa la vita, andare a prendere quello che vuole, non è mai stanca combattere. Di questo mi piace tanto, anche per di avere la possibilità di parlare con una donna come lei, così almeno magari le nostre piccole esperienze si arricchisce, si dice. Assolutamente. Poi è bella l'idea che cioè, non si sa mai cosa può succedere nella vita, cioè, nel senso, può essere solo una camminata, può essere come è successo a lei, stare a sfogliare una rivista di moda Sì. e innamorarsi del mondo della sartoria. Quindi è anche bello saper aggrappare, grab, quali sono gli eventi casuali della vita. Per chi non ci conosce, sappiate in anticipo che tutte queste paroline e cose del genere vengono dal fatto che comunque abbiamo diversi background e ogni tanto facciamo un po' di misciotti, come si dice qua a Verona, di diverse lingue, quindi portate pazienza. Comunque, come dicevano anche le mie colleghe, siamo strafelici perché ovviamente questo mese lo dedichiamo a donne fenomenali. Abbiamo avuto l'opportunità di conoscere donne fenomenali durante il nostro percorso e perché non omaggiarle facendo vedere anche e facendo conoscere la loro esperienza. Quindi, se siete d'accordo, presentiamo la nostra ospite di oggi. Assolutamente, prego Roberta. Dimmi. L'unica cosa volevo dire, le persone che stanno ascoltando, fate le domande, fate la domanda che lei vi risponde. Abbiamo un'ora di tempo di passare insieme, spero che non vi stancate di noi e presentiamo la nostra carissima Roberta. Benvenuta! No. Benvenuta Roberta. Grazie per avermi ospitata. Ciao Roberta, che bello vederti, che bello Piacere vederti. mio di vedere tutte quante voi e mi fa piacere aver sentito che avete detto cioè, belle cose. Non pensavo che fossero così importanti quelle che ho fatto, anzi, normale vita quotidiana. Non è Parlare a più di 10.000 persone, normale vita quotidiana. Ma no, ma quello è stata una sorpresa perché l'ho iniziato per gioco quella cosa lì. E adesso sono diventate più di 11.000. Però è stato un gioco perché a me piace dispensare consigli, aiutare, stare con gli altri. Guarda, di questo, Roberta, di Ne questo parliamo dopo. riparliamo dopo. Prima di andare, Step vai, hai capito esattamente. Prima di arrivare all'ultimo tuo progetto, perché questo deriva da Covid, dopo ci spiega molto bene. Di una cosa io ammiro tantissimo, ammiro i tuoi genitori, che molti anni fa, soprattutto tuo papà, no? Perché sai, un uomo che dice studi italiano, no? Donna, cosa vuoi fare? Studi un po' e poi ti sposi. Invece tuo padre ha detto vai, ti ha appoggiato, ti ha drizzato e ti ha detto sempre, ovunque vai, sappi che qui il pane c'è a casa, ma ti ha seguito. Ma questo padre, come mai è speciale per te, Roberta? Allora, il rapporto con mio padre è sempre stato un po' conflittuale, però sia io che lui ci cerchiamo sempre.
lui ha sempre creduto in me, devo dirti la verità. Quando c'è stato il momento di dover partire, diciamo che io ero in un momento mio personale non bello, ecco, volevo andare perché oramai Taranto, ecco, la città da cui provengo è Taranto, che è anche chiamata la città dei due mari, abbastanza famosa per il ponte girevole, per essere una località turistica, comunque è una bella città, però mi stava stretta. E poi loro mi hanno sempre insegnato a essere indipendente, a non dipendere mai da nessuno. E quindi quando c'è stato il momento di completare i miei studi, perché non mi bastava mai, mio padre ha detto, ok, mi sa che disse mia madre, Raffaella, questa qui non la teniamo più, e quindi aiutiamola e lasciamola andare, tanto noi sappiamo che la testa sulle spalle ce l'ha e soprattutto che i nostri insegnamenti stanno dando frutto. Ecco, loro sapevano che c'era un buon basamento e io veramente ti ringrazio, se non fosse stato per la loro elasticità, la loro modernità, ecco, loro non sono mai stati ancorati a delle vecchie tradizioni, sì, le tradizioni sane sì, ma poi da quello hanno detto anche vai, devi crescere, devi vivere la tua vita, perché noi non ci saremo sempre, tu devi essere forte da sola. Ecco, questo è un po' il sunto della loro spinta a Milano, anche se comunque non nascondo che reconditamente parlando loro avevano dei timori, perché mi ricordo che mio padre mi disse io non ho paura che tu vada a vivere a Milano da sola, perché avevo 23 anni, e non ho paura che le luci di Milano, il bagliore di Milano ti possano magari distrarre, so che andrai lì e avrai la testa sulle spalle, per cui io dissi vabbè, andiamo. Considera che il mio trasferimento a Milano è stato deciso in 9 giorni, neanche così tanto ponderato, perché la scuola ebbi l'opuscolo della scuola a settembre e sì no, io poi mi vergognavo a chiedere altri soldi per andare a fare un'altra scuola, perché avevo già studiato 4 anni da privatista in un'altra scuola di sartoria, e quando mi fu proposto da un amico che ha una fasona a Taranto di abbigliamento da uomo di grossi brand, tra cui Missoni, Armani, Litrico, lui fa dei grossi capi spalla da uomo, mi disse Roberta, la tua scuola è là adesso per completarli, quindi mandai la domanda e il 9 di ottobre sono arrivata a Milano, quindi proprio 9 giorni è durata la mia decisione per arrivare a Milano. Mio padre disse vai, ti porto io. Wow. E poi di là ho iniziato a studiare, quindi ora non so da dove devo iniziare, ecco. Fatemi quelle domande che io vi suggerisco, vi dico quello che sta. Arriva subito Priscilla e poi arriviamo anche noi, non ti preoccupare. Okay. Prego Priscilla. Spiegaci bene come è iniziata proprio questa passione, cioè cosa esattamente ti ha catturato del fatto di tutto questo mondo, insomma, della moda e anche della sartoria? Cos'è che ti ha detto wow, questo è quello che voglio fare, proprio... ti ispirato? La sartoria, a dirti la verità, non era per niente nella mia vita, o meglio, non avevo mai pensata, se non, sì, mi piaceva vestirmi, mi piaceva cucirmi gli abiti, sicuramente come tutte le donne, ecco. Però veramente i miei progetti erano ben diversi. Io ho studiato come insegnante elementare, dalle suore per giunta, e niente, mi stavo preparando a diventare appunto insegnante elementare, però sapevo che mi piaceva l'educazione fisica, ma a me è piaciuto sempre la cura del corpo, perché i miei genitori ecco, questa è un'altra cosa che mi hanno detto, è curare il tuo corpo, e quindi loro già da quando avevo 4 anni, nonostante ai tempi non c'erano le attrezzature adeguate per bambini così piccoli, mi ricordo che mia madre mi comprò una tuta che mi girava 3 volte perché ero piccola, 4 anni, non esistevano allora, e niente, decisi di diventare insegnante di educazione fisica, allora si chiamava ISEF l'università, quindi dovevo andare a Pescara, e sapevo che dovevo affrontare un esame per entrare, perché non era solamente una semplice domanda, ma dovevo fare un esame d'ingresso, per cui mi dissero che avrei dovuto prepararmi un anno prima, e io ho fatto il percorso di preparazione per l'università.
Però niente, io a seguito di un incidente stradale dovetti andare a farmi curare i denti perché sì, avevo poco bisogno. E mentre ero lì dal dentista, per perdere tempo, cosa si fa? Guardi le riviste. E ovviamente guardavo le riviste di moda. Siccome da lì a poco sarebbe arrivato il mio compleanno del 18°, sapevo che mia mamma cuciva. Fui affascinata da un abito che era con un corpino di velluto nero e una gonna enorme verde smeraldo coperta da del tulle con dei puntini dorati. Mi piacque da morire. Dissi a mia madre: ti prego mamma, rimettiti a cucire, cucimi questo abito. Insomma, la convinsi. Poi mamma è una mamma chioccia, affettuosissima e dolcissima. E al che mia mamma mi assecondò e mi fece questo abito. Ma io mentre la vedevo dicevo: ma che bello vedere queste mani come si muovono, ma dai mamma, fammi fare qualcosa. Insomma, incominciai ad affiancare lei, ma con dei punti semplicissimi. E la costruzione di questo abito, che da un pezzo di stoffa piano piano prendeva una forma che io avevo nella testa, mi affascinava sempre di più. Insomma, io ho fatto il mio 18° compleanno con questo meraviglioso abito. E niente, poi mia madre, non so perché, incominciò a cucire la burda, perché lei sapeva cucire ma non era giustamente a livello mio, per cui io la affiancavo sempre di più e cominciavo sempre di più a fare questi abiti, sempre di più, sempre di più. Io mi diplomo e mia madre, io dissi: mamma, io devo spedire la domanda all'università perché sennò vado fuori tempo. E la mia madre mi disse: ascolta Roberta, io ti ho osservato in questo periodo e mi sono informata senza che tu mi dessi il permesso, solo così, a titolo informativo. Ma sei sicura che vuoi fare l'insegnante elementare e non prendere la carriera della moda, studiare moda? Lì non mi vergognavo, ecco, che siccome la scuola mia del magistrale era anche privata, dissi: mamma, mi dovete pagare la scuola, costa, come se l'università non fosse stato un costo. Comunque non pensai a quello e di lì dissi: sì, mi piacerebbe veramente, per cui proprio fu cestinata la mia strada da insegnante di educazione fisica e quindi ho studiato per 4 anni, tutti i giorni andavo in questa scuola dove ho visto tutto, fili, aghi, ditali, mi affascinava, quindi mi sono diplomata anche là, però i genitori devono fare sempre i genitori, perché giustamente pensano ai figli. Nel 90 uscì il concorso per diventare insegnante elementare. E mio padre mi disse: ma sai, è uscito il concorso statale, ma perché non studi? Io non volevo mai deludere le aspettative dei miei genitori, questo no, era per me. Dissi: ma veramente io sto studiando? E disse: vabbè, però il tuo futuro non si sa mai, è un posto sicuro. Dissi: vabbè, ok, studiamo anche questo. Per cui studiavo contemporaneamente da un direttore didattico 3 anni anche lì, studio di moda e studio di psicologia e pedagogia per fare questo concorso. Insomma, facciamo pure questo contemporaneamente. Vabbè, io supero questo esame, ho avuto anche un bel voto, però dissi ai miei genitori: vi prego, adesso non mi chiedete di mettermi anche in graduatoria per diventare un insegnante elementare, perché non è la mia vocazione. Io non sarei una buona maestra, soprattutto per i bambini che sono all'inizio, che devi proprio accompagnarli ad amare lo studio, a diventare colti, perché ti aiutano. E loro capirono che non era per niente per quella mia strada, quindi è stato cestinato quest'altro programma. E io ho continuato a studiare. Nel frattempo mio fratello decide di sposarsi e lì ho avuto un onore enorme. Mia cognata, dopo 2 anni di scuola, mi dice: Roberta, mi cuci l'abito da sposa. Dissi: scusa, ma io ho pensato di studiare 2 anni.
E dissi: no, Roberta, guarda, io vedo come lavori, i tuoi punti sono delicati. Insomma, io ho fatto l'abito da sposa di mia cognata, il mio primo abito da sposa, che era immenso. Allora poi si usavano con quelle code chilometriche, pizzo ricamato, tutto appuntato a mano. E la mia insegnante mi ha aiutato tantissimo. E insieme al suo, ovviamente, è stato fatto quello di mia madre e quello mio. E la responsabilità poi si decuplicò, triplicò. Guarda, è stata una cosa veramente di responsabilità, di piacere, era mischiato la paura col piacere, insomma, perché poi i tessuti costavano l'ira di Dio, erano veramente molto molto preziosi. Certo. Io ho fatto la mia prima sfilata, quella è stata la mia prima sfilata, io e mia madre e la sposa, con questi abiti che tutti quanti giustamente mi hanno dato molta soddisfazione. Mio padre ovviamente mi appoggiava, perché lui è il mio primo fan, e infatti mi fece anche un bellissimo regalo per il matrimonio di mio fratello. Mi fece il regalo, vabbè, non fa niente. Dopo ci racconterai, che vogliamo tutti sapere il regalo che ti fece tuo padre. Una domanda: si percepisce sia dalla tua storia che anche dal tuo racconto un forte valore di dipendenza, cioè tu hai questa spiccata voglia, desiderio, ma anche qualità, perché comunque non è da tutti, spesso molte persone si adagiano, no? Su quelle che sono le varie opportunità che vengono date, pur di non rischiare. Tu all'età molto giovane, in un altro periodo di tempo, sei venuta da Taranto a Milano, sei da una famiglia che comunque ti accoglieva, ti sempre sostenuto, sei stata da sola, poi ci racconterai anche la scoperta del minestrone che non era così tanto buono. Terribile. Questo desiderio di indipendenza, quanto è stato importante nella tua vita, ma soprattutto poi come è stato per te? Perché un conto è la spinta dell'indipendenza, un conto poi è arrivare a quella che è la situazione indipendente, no? Quindi dovessi la famiglia, dovessi arrangiare, svegliarsi presto la mattina, alle 6 di mattina, è veramente un continuo sacrificio. Ci puoi raccontare questa tua qualità e la difficoltà dell'essere indipendenti? Senti, il fatto di essere indipendente è stato innato in me sempre, ma da quando ero bambina. Ti faccio un piccolo esempio, ma giusto per scherzare, ecco. Io ero alle elementari, mio padre è commerciante, lui aveva una ditta di mobili da ufficio e attrezzature per ufficio, allora c'erano i fotocopiatori, adesso i computer. Ovviamente, come tutte le ditte, si omaggiavano i clienti più facoltosi con dei bei regali, ecco. E mio padre mi ha sempre detto che le cose devi guadagnartele e devi arrivare all'obiettivo da sola, sulle tue forze. E io mi ricordo che ad elementari, scusatemi, la mia maestra chiamò mia madre dicendo: signora, c'è un traffico strano intorno al tavolo di sua figlia e vorrei capire cosa sta succedendo. Io barattavo le Mont Blanc di mio padre che dava ai clienti per degli oggettini che le mie amiche mi davano, ma stupidaggini, degli specchietti. Io dovevo fare lo scambio commerciale, io ti do questo, tu mi dai quello. No. Al che ovviamente le Mont Blanc furono restituite, perché voi potete immaginare che costo erano, ma già da quando ero piccola io avevo questa vena commerciale, scambio. Io non ti voglio chiedere niente per niente, ti do una cosa in contropartita. Quindi già da allora io avevo questo. Poi in seguito, all'età di 17 anni, di nuovo mi era venuto, perché già iniziavo a cucicchiare qualcosa, incominciai con i fermacapelli. Allora si usavano con quei fiocchi di crinoline, non so se vi ricordate. Dovevo fare il regalo al mio fidanzato di allora, non sapevo come fare, i soldi non li avevo e né li volevo chiedere a mia madre, perché se no il regalo lo faceva mia madre e mio padre, non mi sembrava giusto. E con l'aiuto di mia cugina ci mettemmo che lei vendeva all'università, io cucivo questi torchon, questi fermacapelli, insomma raggiungemmo un bel budget, avevo fatto questa cosa. E quindi da la prima, poi ho iniziato con le applicazioni delle spose, perché allora si usava adornare la testa delle spose con questi fiori di raso, perline, quindi di là piano piano è stata un'evolution, sempre di più, sempre di più, sempre di più, non mi basta mai.
Bellissimo, fantastico. Prego, Vali. Oh, allora, prima di tutto sono innamorata di tuoi genitori. Anch'io. Perché i tuoi genitori, ci vorrebbe tanti genitori che spingono i loro figli verso la loro strada, anche quando cadono, che si possono rialzare, dici guarda, ci sono comunque. È bellissimo che ogni figlio possono parlare di loro padre e madre così, con la tua esperienza, perché oggi sentiamo troppo brutte cose sui genitori, o perché alcune persone... tutti non abbiamo genitori perfetti, però attaccano quello parte lì per dire è colpa del mio genitore perché non sono arrivata dove sono arrivati, perché comunque la determinazione comunque ce l'hai e questo è fondamentale. Però una cosa, una donna come te, cioè, ha avuto anche alti bassi nella vita, no? Abbiamo detto che non parleremo di negatività, no? In questo programma, in questo mese per le donne, però vorrei sapere come sei riuscito fuori dalla situazione che ti capita, che non è tanto carina, perché so che hai due bellissime bambine, perché tu devi essere l'esempio per loro. E chi ti ha aiutato durante quel momento lì e come sei riuscito a uscire fuori con sorriso? Voglio sapere. Allora, sì, io purtroppo nel 2008 mi sono separata, mi sono sposata felicemente. Ho detto un sì grande quanto un mondo al Signore perché volevo quell'uomo, ecco, lo amavo. Però vabbè, purtroppo la vita delle volte non è come la pianifichi tutta comunque, ecco. Quindi io nel 2008 mi sono separata e avevo due bambine allora di 4 e 7 anni. Dunque, non ti nascondo che i primi tempi anch'io ho preso la batosta, sono stata male, però ho dovuto dire, per esempio, alla figlia più grande, amore, adesso devi pensare un po' più tu da sola, perché Serena, che era la più piccola, devo starci più dietro, quindi aiutami. Ed Eleonora, la più grande, è sempre stata più grande della sua età, mi ha aiutato. Ma devo dirti la verità, io non sono stata aiutata dai miei amici a stare su, e anche dal sostegno della religione, perché nel mio piccolo sono anche credente, e quindi anche dei frati, perché sono stati anche loro che mi hanno sposato, i frati sono venuti addirittura sono venuti a Sanremo dove mi sono sposata, e quindi devo dire grazie a molte persone per il sostegno. E poi devo dirti la verità, io non mi vergogno a dire che ho dovuto anche chiedere aiuto a dei medici, perché mi stavo rendendo conto che la mia situazione stava andando giù moralmente, e quindi mi sono fatta anche aiutare da uno psicologo. Sono andata in un consultorio dai frati, che lì c'era un consultorio cattolico, per un anno e mezzo mi hanno seguito e mi hanno tirato su, mi hanno fatto venire fuori tante cose che io non sapevo, ero diventata una scoperta totale di me stessa, e quindi ho detto... inutile che ti piangi addosso, la vita è questa, vai avanti, le tue figlie hanno bisogno di te, sono più piccole, e quindi dimostra a loro come la vita va affrontata, va combattuta. Quindi spero di essere stata d'esempio a loro, insomma. Comunque ci sono stati anche i miei genitori dietro, soprattutto mio padre. Anzi, mi ricordo una frase, mio padre mi disse: perdonalo, perché purtroppo è andato via per un'altra donna, va bene, lasciamo perdere, e lui mi disse: se puoi perdonalo, perché una scivolata può capitare a tutti, tutti possiamo sbagliare involontariamente, e io infatti l'avrei perdonato, ma lui era convinto della strada che ha fatto, quindi ho detto va bene, ciao. Che forza, però, davvero, mamma mia, complimenti. Comunque devo dire la verità, adesso sono 4 anni che sono molto felice, perché in tutto questo periodo, dal 2008 fino a 4 anni fa, io mi sono dedicata anima e corpo alle mie figlie, perché prima loro. E poi 4 anni fa ho conosciuto il compagno con cui sto adesso, grazie a una passione che avevo, un'altra mia passione, che è il ballo, io amo ballare, e chiesi il permesso alle mie figlie: ragazze, siete grandi,
possiamo conciliare la mia passione, che io vi lascio solo un'ora e mezzo alla settimana, e io vado a imparare tango e voi mi aspettate, e loro hanno detto sì mamma vai, noi ti aspettiamo, e io ho imparato tango e lì ho conosciuto Livio. Che bello. Adesso non mi viamo, siamo felici, abbiamo 4 figli, perché adoro anche i suoi figli, siamo tutti e 4 vanno d'accordo, quindi diciamo che tutto questo poi alla fine, visto, e il sole risplende ancora. Prego. No, è bellissimo come comunque hai fatto questo percorso di continua evoluzione a prescindere dalle cose che ti succedevano, e penso che sia dovuto anche tanto alla tua forza e alla tua indipendenza. E proprio per questo volevo chiederti, questa tua forza, questa tua indipendenza ti ha portato anche a insegnare oltre l'Italia, quindi sei andata anche in Giappone fisicamente, anche hai avuto la possibilità di, e stai ancora avendo la possibilità comunque di istruire persone dell'estero, tanto come in Russia, e prontamente magari anche nuovi progetti, chissà dove ti porterà. Cosa hai trovato? Questi paesi ti hanno portato come vita, queste culture, questi ragazzi con questi background diversi, con questa passione però che ti accomuna tanto? Ma allora, diciamo che il percorso dell'insegnamento, vedi, alla fine dovevo diventare insegnante, elementare no, l'educazione fisica no, alla fine sono diventata insegnante. Diciamo che è stata pure quella una scoperta, perché ti faccio giusto un piccolo aggancio per poi arrivare appunto al Giappone. Io ho avuto nel 98 la proposta di andare a insegnare ad Albenga in Liguria, ero terrorizzata perché avevo 28 anni, terrorizzatissima, diciamo io non so niente, oddio mi devo corrispondere con delle persone, erano pure più di 20 persone, ho fatto Madonna Santa, ero veramente terrorizzata, però ho detto vabbè andiamo, ok. E quindi di là ho iniziato, poi a novembre finì quel percorso all'ENAIP, per cui di là mi piacque l'insegnamento, alla fine mi piaceva condividere quello che io sapevo e donarlo agli altri, e quindi ovviamente io ho chiesto, tornando a Milano, alla scuola dove mi ero formata, se avevano bisogno di un insegnante, però giustamente erano al completo e non era possibile. Poi io sono approdata alla seconda scuola dove sono tuttora, e quindi dal 98 io ho iniziato a insegnare, e poi la scoperta del Giappone è stato anche lì un altro raggio di sole, come tutte le mie cose nella mia vita. Ecco, l'amico che vedete nella foto è colui che ha studiato modellistica con me qui a Milano, e dopo 23 anni noi ci siamo rincontrati a Milano, perché lui viene 2 volte l'anno a portare le sue classi in giro tra Parigi e Italia, Firenze, Roma, Milano, e nell'incontrarci lui mi fa: ma tu cosa fai? Io insegno. E tu cosa fai? Io ho un'università. Ah, e allora lui mi disse: ma perché non vieni in Giappone? E io scherzando gli dissi: guarda, non mi fare queste proposte, perché non sai con chi stai avendo a che fare, io vengo, fai già il biglietto che sono già là. Per cui ad agosto di quell'anno, e parliamo di 4 anni fa, sono andata in Giappone. Ovviamente era tutta una scoperta nuova, una sorpresa, perché dovevo giustamente interfacciarmi con dei ragazzi nuovi. E infatti la sorpresa è stata, io così solare, scusate se ve lo dico, così chiacchierona, perché mi piace chiacchierare e stare con la gente, vedevo 26 ragazzi davanti a me che non facevano un'espressione facciale. Io col sorriso: allora vi piace? Come va? Come non va? Avete capito? Poi avevo anche chiesto, come si diceva, wakata, per interfacciarmi sempre di più con loro. E loro erano così. Io dico: caspita, un'emozione, tirate un sorriso, una faccia di disgusto, non lo so, qualunque cosa, ditemi qualcosa. Però poi dopo il terzo giorno i ragazzi hanno cominciato a reagire, e il primo anno e una di loro chiese giustamente avevo un interprete, perché io il giapponese non lo so, mi disse: posso parlare con l'insegnante? E mi disse: io ringrazio l'insegnante, perché qui in Giappone siamo abituati a più essere corretti che a essere elogiati se facciamo qualcosa di bene.
E io infatti con questa ragazza veramente la spingevo, dicevo brava, bravissima, complimenti. E poi comunque mi piaceva anche avere un tocco sui ragazzi, li abbracciavo, gli toccavo la spalla proprio per rincuorarli, per dargli ancora di più forza. E lei disse, sei la prima che mi ha dato la forza di capire che questa è la mia strada. E io ancora adesso questa ragazza la sento e per di più sta studiando l'inglese, cosa che i giapponesi sono un po' restii. E io dicevo, ragazzi, se voi non mi studiate l'inglese, è come se senza l'interprete stiamo davanti a una lastra di vetro, ci guardiamo, ci sorridiamo, ci facciamo ciao, ma non possiamo parlare. Se voi mi date gli strumenti, un po' di inglese tuo, un po' di inglese mio, possiamo parlare io e te senza l'aiuto della terza persona. Comunque sono un popolo bellissimo, rispettoso dell'essere umano, e mi faceva veramente tenerezza come loro mi davano la matita, perché te la danno così e tu altrettanto devi riceverla, come si inchinano a te, come ti ringraziano e come sono veramente rispettosi di quello che tu gli trasmetti. Ecco, l'emblema del rispetto, l'emblema del rispetto. Loro sono bravissimi, una cosa meravigliosa sono i giapponesi, ma wow. Sono stati anche i russi, guarda, nonostante siano un attimino tu più meno espressivi, anche loro, nonostante tutto, sono riuscita a strappargli il sorriso, e una coppia di signore, perché lì erano 26 signore, mi hanno fatto un regalo. Okay. Un pupazzino, era un pupazzino, un topolino, un puntaspilli, però nessuno gli aveva chiesto niente. Per ha significato tanto. Ha significato tantissimo, sì, tanto. Ti vedo molto una persona forte per certi versi, ma con una forte, come dire, non voglio dire emotività, però comunque è importante per te, vedo da come stai trasmettendo. Io piango con i ragazzi, se loro piangono io piango. È una caratteristica stupenda, perché comunque ti puoi immedesimare, sei molto empatica, è una cosa assolutamente ammirevole. Quindi una domanda, hai parlato di... achievement, di raggiungimenti, di momenti di, come dire, di gloria a livello emotivo, no? Quindi il poter interagire a livello emotivo con i tuoi studenti e con le persone che hanno fatto. Bellissimo. La mia domanda invece è, qual è stato il più grande raggiungimento o comunque la cosa che più ti ha riempito il cuore a livello di proprio di abito e raggiungimento nel tempo nella questione del lavoro, quindi nell'ambito del lavorativo? Ma io ho avuto doppia soddisfazione, perché ringraziando l'Accademia del Nazionale dei Sartori di Roma, di cui faccio parte, ho avuto la possibilità di fare le sfilate, come anche l'Unione Artigiani, che è un'associazione sempre privata, e che sostengono appunto noi artigiani. Ho avuto doppio regalo, diciamo, la possibilità di poter sfilare i miei capi due volte l'anno, l'ho fatto per 10 anni, infatti le mie figlie continuano a dirmi, mamma ti prego torna a sfilare, ma basta, io penso che non... Prego, torna a sfilare. Sì, lo so, ma ho bisogno di supporto, da sola non ce la faccio più, ho fatto sempre tutto da sola e veramente dietro c'è una macchina che non ci si rende conto, 30 secondi di un abito in sfilata sono 50 di ore di lavoro dietro, cioè in 30 secondi si mette in discussione la validità di un abito, e quindi è vero che te li dimentichi, è un po' un parto un abito, ti dimentichi tutte le sofferenze. Però ci deve essere veramente il sostegno di qualcuno che ti aiuti. Adesso alla metà, io sono oramai diventata vecchiotto, da sola non ce la faccio più, per cui ho avuto soddisfazioni dalla parte dei clienti, delle mie spose che mi chiamano il giorno del matrimonio per dirmi, Roberta, mi stanno riempiendo di complimenti e te devo dire, e dice, ma ti prego, ma pensa a sposarti, ma poi me lo dicevi. Oppure una dottoressa a cui avevo fatto degli abiti, doveva andare a un meeting a Parigi, mi chiama da Parigi e ho fatto, Dio, è successo qualcosa, si è rotto qualcosa. Ho fatto, no Roberta, ti sto chiamando solamente perché qua stanno dicendo che sono italiana e lo vedono dai vestiti. E allora mi fanno saltare, però sono soddisfazioni. Certo. Per cui io sono soddisfatta sia della carriera come sarta, mi fregio di dire sarta, che è la cosa più bella, non stilista, sarta.
Perché io ho la fortuna di poter ideare l'abito, progettarlo, costruirlo, vederlo con le clienti e poi vederlo indosso alle persone che lo vivono in le mie creazioni. E poi la soddisfazione dei ragazzi che ti dicono: Roberta, io sto lavorando da Dolce & Gabbana, Roberta, io sto lavorando da Loro Piana, Roberta, io sono da Valentino. Che e quindi soddisfazioni, no? Guarda, dalla sartoria io ne ho avute tantissime. Ancora adesso, ma ti rendi conto? Io ho aperto un gruppo su Facebook il 25 di aprile e ci sono signore che mi chiamano solo per chiedermi consigli. Ma sì, io glieli do. Io ho anche regalato dei libri di sartoria a una signora di Napoli, di un altro gruppo. Vorrei quel libro, io non sapevo che farmene. Tieni i libri. E fa: cosa ti devo? Niente, ma tieni i libri, ma chi se ne importa? Vai, e glielo spediti. Perché è un bel cuore, comunque, nel senso, non è una cosa da tutti. Adesso non è è un complimento che ti voglio fare, però è proprio questione di verità, perché ormai nel 2020-2021 non è una cosa da tutti. Nel senso, tanto... Ma sai qual è la soddisfazione? La soddisfazione più grande che ho è rubarti un sorriso. Mi hai pagato di tutto. Bello, complimenti. Basta. Ma non, ti giuro sul bene delle mie figlie, non te lo dico perché voglio farmi grande, sono realmente così. Io odio litigare, con me e dura poco il litigio, 2 secondi è finita. Infatti mi ricordo anni fa con mia figlia che ci eravamo un attimino bisticciate, sì. E dopo 2 secondi avevamo chiarito, per me dico: dai amore, allora? E lei fa: mamma, ma abbiamo appena litigato, ma come fai? Abbiamo litigato e mo basta, finito. E non è che ci portiamo in litigio per giorni, tanto dobbiamo far pace, allora stringiamo i tempi, stiamo meglio dopo. Fantastica, fantastica. Prego, vai. Sì, quelle sono le mie bambine, le mie ragazze. Eleonora e aspetta, chi è che non vedo bene? Io. Ah, oddio, adesso se la ragazza mi sta sentendo mi si arrabbia, se non mi sto ricordando il nome. Oh mamma, perdonami, se mi stai guardando ti chiedo scusa. È l'agitazione da intervista, succede. Grazie. Cara Roberta, il capo d'esame, dimmi. Cara Roberta, io sto assorbendo le tue parole, perché ogni argomento che apriamo riesci a lanciare e dire qualcosa che comunque ognuno di noi dobbiamo attaccarci in modo di vivere, no? Esempio, il fatto che tu strappi il sorriso dalle persone, dai le tue esperienze della vita, altri senza lamentarsi, senza chiedere qualcosa indietro, e poi soprattutto donare tutto quello che hai, no? Ecco, se uno capisce il segreto della vita, perché secondo me quello è il segreto della vita, che noi impariamo nel suo momento, liberiamo quello che abbiamo imparato verso gli altri, no? E questo, secondo me, di questo tanto di cappello oggi, come diceva la Jessica, perché in questo mondo che viviamo oggi sono tutti egoisti, tutti vogliono per forza trovare un mondo per infregarsi, per non dire qualcos'altro. Allora, infatti c'è una parte della tua vita che io lo trovo ancora molto interessante, perché comunque quando tu hai avuto la possibilità di avere aiuto, quando hai chiesto aiuto ai frate, ti hanno aiutato, mi ricordo che tu mi hai detto qualcosa tipo: io non sapevo come ripagarli e ho dovuto insegnare qualcosa lì, non so esattamente bene come era la storia. Potresti raccontarci come non è ripagato, come è dato indietro la loro attenzione a te? Il sostegno, loro ci hanno aiutato tantissimo, sia dal punto di vista morale che pratico, perché ovviamente io, se dovevo lavorare, le mie figlie non sapevo dove lasciarlo. Quindi sono capitate un paio di grest, che sono il periodo estivo dei bambini, che me l'hanno tenute senza che io dovessi pagare niente. Dico la verità, ecco. E quindi i frati hanno detto: dacci le ragazze, te le teniamo noi, tu vai a lavorare. Io onestamente mi sentivo in imbarazzo. Per cui tipo 5 anni fa penso di aver fatto questa cosa, non potendo andare lì alla mensa, perché c'erano altre mamme che comunque contribuivano per aiutare i frati, non so, alla mensa per distribuire i piatti, insomma, oppure fare le pulizie. Io il mio tempo non potevo darlo diversamente. Dissi a padre Franco se mi davano gli spazi dell'oratorio
se potevo istituire un corso di cucito per insegnare 10 donne, non di più, perché poi veniva male il lavoro, come cucissi una gonna base, quindi dal cartamodello alla confezione finale. E così fu, mi diedero gli spazi, no, ma Roberta, tu comunque non ci devi dare niente, ho fatto no, fatemi fare questa cosa, mi fa piacere. E quindi dandomi gli spazi, ovviamente però mi dovevo anche organizzare, feci dei volantini, perché loro giustamente dicevano, pensaci tu, ok, faccio io i volantini, cominciai a attaccarli nei vari negozi che mi hanno accettato, e poi chiesi anche l'aiuto al tecnico che mi segue le mie macchine da cucire, la revisione, se mi prestava 5 macchine da cucire. Mi disse, certo, te le do, figurati. Me le portò fisicamente, se le venne a riprendere. Io andai a comprare quindi dei fogli di carta modello, la tela modello, che è un tessuto, diciamo, un po' economico, ma che ti aiuta a sdifettare un capo e poi lo porti sul tessuto reale, in modo tale che poi un capo rimanga fresco, comunque, anche perché se sbagli è un tessuto da poco. Io ho fatto questo corso, hanno aderito tutte e 10 signore, e alla fine del corso tutto ciò che io ricavai lo diedi ai frati. E ovviamente le signore pagarono, e dissi no, ma no, non ci devi dare niente. Ho fatto no, ti prego, io l'ho fatto per gioco, ho voluto far giocare le signore a cucirsi una gonna, lasciatemi fare questo gesto perché mi fa piacere. E ti dirò di più, da questa esperienza io ne sono uscita ancora più arricchita, perché non so se fa parte del percorso, c'era un ultimo posto, una signora della mia età, lei è purtroppo reduce da una brutta esperienza perché è hostess dell'Alitalia, a causa di una necrosi alle gambe, rischiava l'amputazione delle gambe, e ovviamente fu messa in malattia. Così disse una frase in sé, dentro di sé, mamma, cosa devo fare? Aiutami, perché non so più cosa devo fare, perché io non ho più lavoro. Girando lo sguardo, lesse la mia locandina. Quindi mi chiamò e disse, posso partecipare? Ho fatto, guardi, è l'ultimo posto, sì. Se viene a darmi la caparra, sì. Arrivò immediatamente in sartoria, diede la caparra e la iscrissi. Lei ha fatto il corso con me, poi ho continuato a curarmi di lei. Lei è un amante anche di cani, ha fatto anche il corso da cinofilo per trovarsi un lavoro secondario. Con lei abbiamo iniziato a studiare la morfologia e la struttura ossea degli animali, dei cani, e quindi io le ho insegnato a fare i cappottini dei cani. Adesso lei sta lavorando ed è pure un grosso, cioè sta crescendo sempre di più, e lei cuce i cappottini per i cani, attrezzature per gli animali, per e anche gli allenatori dei cani. E quindi lei ha trovato la sua dimensione, quindi ho avuto una doppia soddisfazione, quindi sì, i frati forever. Che bello! Roberta forever! No. Comunque, un po' questo è il consunto della situazione. E adesso siamo a scuola. Sì, a proposito appunto di questo, no? Come la situazione ovviamente è stata difficile per tutti quanti dall'anno scorso, come ti sei trovata a reinventarti nell'ambito dell'insegnamento a distanza? Perché ovviamente avendo tu i tuoi alunni sparsi un po' tutto per il mondo, come ti sei trovata in questa maniera qua? Io i miei alunni ce l'ho sostanzialmente a Milano, perché lavoro in una scuola di moda che è l'Istituto di Moda Burgo, a cui veramente devo dire grazie. Per cui io lavoro per loro. Poi a tempo perso, al di là del periodo in cui sono a Milano, sono andata appunto a Tokyo e in Russia. Quella scelta dell'insegnare online è un'altra sorpresa, perché ovviamente avevo paura, non lavorando, io avevo le ragazze da crescere e non nascondo che ho avuto un pochettino di timore, e quindi iniziai a giocare, tanto tempo ne avevamo, con queste signore di Facebook, che io
veramente sono grata anche a loro per quello che loro mi danno come emozioni. E, le ho conosciute per scherzo. Poi ho voluto aprire un gruppo mio per dire, vabbè, allora le curo direttamente io, vediamo come va a finire. E quindi ho voluto aprire questo gruppo dove, non dico tutti i giorni, perché loro lo sanno che non riesco tutti i giorni, però adesso abbiamo questo gruppo che, come dicevo, comporta più di 11.000 persone e che le seguo, ogni tanto mi scrivono, ogni tanto mi chiedono consiglio, io quando posso rispondo, spero che adesso mi stiano guardando e dico ancora grazie a loro. E poi un'altra cosa, perché ho visto che scorrendo una foto avete fatto scorrere un'altra emozione che ho avuto la possibilità di insegnare a due ragazze gemelline che sono nel mondo dello spettacolo, che sono le Donatella, ho visto che le avete fatte passare, non so se le conoscete, loro hanno studiato con me un anno e mezzo perché sono arrivate da me dicendo che volevano cucirsi tenerissime queste ragazze, gli voglio un mondo di bene a tutte e due. E, sono arrivate perché dicevano: noi cantiamo, ci cuciremo gli abiti da sole. Non so come avrebbero potuto, perché gli impegni, ovviamente, nel mondo dello spettacolo sono tanti, però loro sono venute e diciamo che ho avuto pure io questa fortuna di insegnare loro qualcosina. Adesso ovviamente sono diventate ben più grandi, quindi però ci sono anche loro nel mio curriculum, ecco, questa è un'altra bella soddisfazione. Poi è arrivata anche, come dicevo, appunto la Russia, ma la Russia è arrivata grazie al mio amico giapponese, perché lui, partecipando a dei congressi in Cina, il relatore dell'università della Russia chiese se poteva conoscermi, giustamente mi telefonò, mi dissero guarda che c'è un insegnante che vorrebbe conoscerti, posso dare il tuo numero? E ho detto ma sì, dai, figurati. Però poi quando di andare a insegnare, sì, va bene, ok, però che sì, ovviamente, perché tra me e il direttore dove insegno c'è una bella amicizia, lo rispetto perché è una persona bellissima, corretta, molto corretta, gli dissi, direttore, posso andare in Russia? Perché io sono nel periodo suo, è vero che io ho un contratto come freelance, però mi sembra doveroso, così come l'ho chiesto, se non si offende se vado a insegnare in Giappone e mi diede permesso, anche lì disse, e mi disse una bella frase, Roberta, quando c'è il lavoro devi andare, vai, e il direttore la ringrazio per il suo benestare, quindi anche grazie al direttore dove insegno, tanto di cappello. Fantastico. Io un'ultima domanda, donna, imprenditrice, partner, mamma. Come combaci, perché madre è un quota ma la mamma è più, esatto. Come combaci questi aspetti di donna con l'essere mamma? Devo dire che ho la fortuna di avere due figlie molto pazienti e anche molto molto intelligenti. Loro hanno, anzi, noi abbiamo vissuto tutte e tre insieme ogni aspetto della nostra vita, è un'unica vita, noi tre insieme. E quindi si fa, basta volerlo. E adesso devo dire la verità, ho una ragazza che sta studiando all'università matematica e l'altra sta facendo il liceo secondo e ho due ragazze spettacolari. Veramente brave, guarda, molto, molto pazienti, non sono capricciose, sì, ovviamente ogni tanto hanno le loro alzate di testa, ma tutti gli adolescenti ce l'hanno, però io adoro loro e so che loro mi vogliono un sacco di bene, quello sì. Che bello. E mi aiutano, anzi vi dirò di più, una volta mi ricordo, ebbi una commessa di alcune camicie da uomo e non vi nascondo che mi hanno aiutato fino a ora tarda. Tu pensa che ho dovuto dare la responsabilità alle mie figlie, allora piccole, ti parlo di 4 anni fa, quindi parliamo della più grande che ne aveva 16, la più piccola 13, wow. Io cucivo a macchina fino alle 11:30, mezzanotte, e loro mi aiutavano a tagliare le camicie. Ti ho detto tutto. Quindi loro avevano il cartamodello, mi avevano visto, e loro tagliavano.
No, loro hanno respirato sartoria, per quanto non lo sappiano fare, sanno cucinare un pochettino, ma non ovviamente per adesso pensano, che bene che pensino alla loro cultura. Però loro, quando ci sono dei momenti di difficoltà, siamo una squadra, guarda, siamo una squadra. Che bello. Sì, sono, anzi, mi spingono, dicono dai mamma, vai, devi fare, mi vogliono vedere in passerella, e dico basta, soprattutto la piccola, ha un estro, la piccola è enorme, l'altra è più teorica, più di testa, l'altra è molto pratica, però tutte e tre facciamo un'unica persona complementare, quello che non ho io me lo danno loro. Che bello, che bello. Complimenti davvero, perché stai crescendo il fenomeno woman italiano di fra poco, speriamo che avranno, si dice fra poco, fra... Non ma sto dicendo quasi due maschi, perché io amo anche no, il bimolare. Se c'è da tagliare il legno con la sega, io e le mie figlie l'abbiamo fatto, Questo non direi due maschi, direi che li stai fare capendo la responsabilità della vita, cioè non è che devono stare lì, quando c'è da mangiare caviale devono essere capaci di mangiare, quando bisogna tagliare legno con ash, come si dice, con la motosega, devono capire, perché la vita oggi ti dà questo, domani non lo sai, è giusto crescere i figli così, non sa quali, come tipo fosse, non cambierebbe mai niente al mondo. È no, non voglio due principessine, devono avere le buone maniere, la cultura. Tutti, ma se c'è da stringere una vite, vai a prendere il cacciavite e stringitela. Tutti e due servono, sei più africana che a noi africani comunque, scusami di questo. No. Sai cosa dico a Bali? Io sono nordafricana, perché essendo pugliese sono nordafricana. Lì siamo. No, esatto. L'ultima domanda, prima che andiamo via, perché è un mese speciale dove dicono che le donne, questo mese delle donne, bla bla bla, io mi sento donna tutti i giorni, grazie a Dio. Come donna, sei orgoglioso? Perché ogni tanto dobbiamo riflettere, dobbiamo fermarci. Riflettere sul nostro percorso, no? Perché comunque sia il nostro percorso che ci ha fatto diventare quello che siamo oggi. Sei orgogliosa di quello che sei diventata? Sì, rifarei tutto quello che ho fatto. Cosa consiglieresti? Facciamo finto che le tue figlie stanno ascoltando in questo momento. Cosa diresti a loro? Cosa direi alle mie figlie? Sì. Di non perdersi mai d'animo e di non piangersi addosso, perché tanto se hanno un problema, il problema è il loro, se lo devono risolvere loro. E che non è che ci saranno altre persone che possano risolverglielo. Quindi che si girino le maniche, e tanto il problema è lì. Se non lo affronti, là rimane. Per cui ti conviene toglierlo di mezzo subito e via. Infatti c'era una cosa, mia figlia una volta ha preso un mio trucco, quando faceva i compiti d'estate, lei diceva mi faccio prima i compiti più brutti, così me li tolgo subito, e poi mi tolgo quello che mi piace di più, perché arriverò stanca, però sarò con una cosa che mi piace di più. Quindi prima togliti quello che non ti piace e poi vai avanti. Non lamentare mai, sì, no. Sei una donna fenomenale, davvero. Non vero. Sì, ma io sempre grazie ai miei genitori. Se sono questa è veramente perché, onesta, perché mio padre mi dice, Roberta, ma se continui così tu muori povera. Io dico, da quale bocca viene fuori questa frase? Sei tu che me l'hai insegnato, quindi di cosa ti stai lamentando? Muoio povera, però almeno felice. Guarda, brava. Grazie Roberta. Davvero. È bello chiacchierare con te, perché guarda, perché io ho ascoltato, perché la cosa che sto imparando in questo mondo è ascoltare prima di parlare, che dicono che è raro. Come dote è molto raro. Adesso sto cercando di abbassare la voglia di parlare, di apprendere, la voglia di ascoltare. Da lì potrei imparare qualcosa da te. Di te oggi ho imparato quanto sei determinata. Quando ogni volta che tu, quando cadi,
ritirarsi e quanto ami la vita, la gente e quanti ami donare quello che hai. Questo ho imparato da te oggi. Ti ringrazio tantissimo per la tua testimonianza e siamo davvero orgogliosi di averti qua con noi. Sei una donna. Grazie a voi. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie. Grazie anche a tutti che ti hanno guardato. Credimi che ti stavano guardando e molte hanno detto che finalmente ti vedono e ti conoscono, che ti stavano cercando per sapere com'eri. Quindi siamo anche contenti di aver avuto l'opportunità di farti vedere anche alle persone insomma, che ti seguono. E grazie, grazie davvero a tutti quanti per i commenti, qualsiasi cosa comunque trovate che avete bisogno, scrivetele perché è sempre molto disponibile. Ti fanno tantissimi complimenti. Grazie. E ecco, siamo grazie. Davvero contenti di averti avuto oggi. Davvero un tanto. Abbraccio virtuale a tutti quanti. Grazie Roberta. Grazie mille, grazie per la tua bella anima, grazie per averci insegnato a essere così determinati, ma essere anche amorosi e sei pieni di forza e di amore. Quindi grazie e ci vediamo la prossima volta. Esatto. Ciao.